Scarsi risultati agli invalsi per gli studenti delle scuole superiori del Lazio. Circa il 50% non raggiunge la sufficienza né in italiano né in inglese né tantomeno in matematica. Ma i nostri ragazzi sono davvero così somari? Non è detto, perché c'è anche chi ritiene che il metodo di valutazione sia sbagliato e inadeguato. Va messo in crisi completamente questo sistema di valutazione. Abbiamo combattuto negli anni contro questo sistema che non è valido scientificamente, spiace dirlo perché è chiaro che dietro ci sono dei pedagogisti, insomma degli studiosi, però non credo che serva davvero a valutare il sistema scolastico. Ce lo dice il fatto che negli anni non si è stati in grado di utilizzare questi ipotetici dati per migliorare. Chi vuole capire perché alle scuole superiori certe cose non funzionano deve dare uno sguardo a quello che le precede. Noi abbiamo una grande scuola primaria e abbiamo, nonostante la fatica del 80% dei colleghi delle medie, abbiamo un buco nero di distanziamento totale tra la mente, gli interessi, le emozioni, le motivazioni, le esperienze dei ragazzi delle medie e quello che si studia alle scuole medie. L'Invalsi non è, secondo me, come secondo molti altri colleghi, il sistema giusto per poter rilevare il livello di istruzione, il livello, diciamo, del sistema di istruzione. Perché è un sistema, come dire, che si basa su dei parametri abbastanza rigidi, semplici, schematici. La valutazione del sistema di istruzione dovrebbe essere veramente un sistema che diciamo, tiene conto di tanta complessità. Così come la valutazione di un ragazzo per noi insegnanti non si può ridurre al semplice dato di prestazione, no? Quindi all'aver ottenuto o meno un punteggio in una prova magari a crocette. L'Invalsi è appiccicato dall'esterno su un sistema scolastico che è invece profondamente distante. Come sempre, forse sembrerà la solita lamentela degli insegnanti, però è vero. E dall'alto ci piombano e ci calano sulla testa cose che non hanno a che fare, hanno a che fare poco con la vera realtà dell'insegnamento e delle scuole.